Bentornati amici di Bet Italia Web all'appuntamento più atteso, quello della schedina di Serie A. Un saluto a Re da Pive, un saluto a Profeta. Ciao. Ciao Ciao a a tutti. tutti. Allora, spieghiamo un secondo velocemente che cosa facciamo. Diamo le nostre tre schedine della giornata. Finora le grandi domande sono: Re da Pive e Guru riusciranno a fare meglio di Profeta per una volta? Oppure Profeta riuscirà a chiudere la sua schedina, ne ha sbagliata una nella prima settimana e una anche nella seconda giornata. Questa settimana si inizia con Fiorentina-Juventus. Io farei iniziare Re da Piv in rappresentanza dei canali Telegram del presidente. Se non siete dentro ai canali Telegram trovate il link qui sotto. Prego, Io Reda. sono anche, scusami, sempre rappresentante della pagina Instagram del presidente, che si Bravo, chiama il bravo. presidente Bet, che è stata aperta settimana scorsa, ha avuto un successo incredibile, siamo già più di 400 iscritti, quindi se Bravissimo. volete il presidente Bet su Instagram. Detto questo, Followate, parto con followate. Partendo da questo, parto dalla mia Juve che gioca a Firenze. La Juve è partita molto bene, la Fiorentina l'ho vista molto molto male nelle prime due gare. Quindi do la vittoria della Juve, quota 2, segno 2, quota 1,70. Ah, perché la quota 2 ti chiedevo dov'era, perché anch'io ho preso vittoria Juventus a 1,72, spero non me ne vogliano i tifosi della Fiorentina, che la Fiorentina perda anche perché ho l'esonero di Montella, quindi Juve vincente anche per Tanti interessi in ballo, diciamo. me. Io ho messo nella mia multipla multigol 2-5, immagino una partita con almeno due gol. Spero che non sforino come a Juventus-Napoli, che è l'unica che ho sbagliato, avevo messo la stessa identica giocata. Ricordiamo il Profeta in rappresentanza anche lui del canale Telegram del Profeta, dove trovate tutte le analisi fatte per bene, un bel lavoro. E quindi andiamo avanti con la seconda partita del sabato, che è Napoli-Sampdoria. Chi vuole iniziare qui? Vado Vai, vai sempre tu. io, ho già fatto la prima, faccio anche la seconda, ma qui io non vorrei scommettere. C'è una partita che secondo me non ha senso. La quota 1 è data 1,30, l'over a 1,40, quindi non saprei cosa giocare. Il gol-gol è molto dura perché la Sampdoria a queste prime due partite non l'ho mai vista giocare così male, sembra la Fiorentina, quindi non so proprio cosa mettere. A questo punto ci penso un attimo e do a voi prima la parola, poi vi dico quale giocherò. Io ho messo, sono andato molto sul tranquillo con la vittoria a Napoli, perché anch'io la Samp l'ho vista male. Secondo me il Napoli vince in casa. È vero che è bassissima la quota, io ce l'ho a 1,25. Io vado di under 4,5 nella multipla che voi troverete nel mio canale, dove siamo già andati in cassa questa mattina con il mondiale di basket, tra l'altro, prendendo l'overtime. E ho Bravo. messo l'under 4,5 perché il Napoli mancheranno Insigne e Milik. Secondo me non ci saranno troppi gol, cioè non si supereranno i 4 gol. Vabbè, allora io giocherò over 2,5, quindi devono esserci 3 gol nella partita e la gioco a quota 1,40. Va bene, ultima partita del sabato alle 20:45, Inter-Udinese. Qui vado io con la mia Inter, anche qui sono andato con la vittoria della squadra favorita, 1:33. Per me è una partita da under, pure questa. Ho messo under 3,5, 1,43, immagino la vittoria dell'Inter 1-0, 2-0, una cosa del genere. Invece io mi gioco over, anche qui over 2,5, per me invece l'Inter farà più gol con l'Udinese, la quota è 1,65. Ok, passiamo a domenica, lunch match Marassi, Genoa-Atalanta. Prof, inizia te, dai, questa volta. Genoa-Atalanta è partita che sulla carta è ricca di gol, infatti ho giocato nella multipla gol, si può giocare secondo me anche over 1,5 primo tempo, molto dipenderà dal clima, cioè se non fa un caldo estivo sono due squadre belle croccanti, diciamo. Reda? Reda gioca sempre over 2,5 a quota 1,55, anche per me ci saranno vari gol in questa partita, sono due difese, due attacchi allegri dopo le prime due partite, quindi mi gioco l'over a 1,55, over 2,5. Mi accodo anch'io con un gol-gol, 1,53, un gol per parte ci sta. Speriamo che non finisca 0-0 sta partita, o ci andiamo tutti quanti rotti. Passiamo alle partite delle ore 15. Io ho un bel Brescia-Bologna. Chi vuole iniziare qui?
Brescia-Bologna è una partita dal terno all'otto, il Brescia ne ha vinta una, ne ha persa una, il Bologna arriva da una vittoria e da un pareggio, sono due squadre molto, molto toste. Io giocherei a questo punto gol sì a una quota 1,70, un gol del Brescia e almeno un gol del Bologna, quindi gol sì 1,70. Prof. E io più o meno mi accodo sulla stessa linea d'onda mettendo il multigol 2-5, cioè credo che ci saranno almeno due gol in questo incontro. Ok, quindi da 2 a 5 gol. Io invece gioco l'under 3,5, 1,33. Passiamo a Parma-Cagliari. Inizio io, anche qui ho messo under 3,5, quota infima 1,25, però da inserire nel mio multiplone, secondo me ci sta. Io per Parma-Cagliari invece mi gioco l'uno fisso, secondo me il Parma quest'anno è molto più forte del Cagliari, il Cagliari ha anche delle assenze, ha giocato bene con l'Inter, ma è una squadra che secondo me è inferiore al Parma. La quota è ottima, quindi 2,25, gioco 1, quota Non c'è 2,25. neanche un angolano, è vero, mi sembra. Io appoggio l'idea di Reda, infatti punto sull'1x a 1,35. Ok, passiamo a Spal-Lazio, sempre alle ore 15, vai prof. Per me la Lazio è nettamente superiore, quindi mi piace sia il 2 che la trasferta over 1,5, cioè che la Lazio fa almeno due gol. Infatti ho messo questo nella multipla, la quota è simile a 1,60, 1,65 Io di trovo. invece mi gioco il 2, do la fiducia alla Lazio che secondo me è molto superiore alla Spal, la Lazio che viene da un derby combattuto, da una vittoria larga nella prima giornata, e la Spal è una buona squadra ma sicuramente nettamente inferiore alla Lazio. Quindi quota 1,65, 2. Mi allineo, vittoria Lazio 2, io la trovo a 1,57, vittoria Lazio, poco da aggiungere. Passiamo alle ore 18 e qui inizio io perché c'è il mio Sassuolo impegnato contro la Roma, io qui sono andato con un gol-gol a 1,53. Reda? Questa è una partita strana, la Roma non mi ha impressionato né nella prima partita né tantomeno nella seconda, il Sassuolo è una squadra imprevedibile, gioca alcune volte bene, alcune volte male, può darsi che entrambe facciano un gol, quindi me lo gioco gol sia 1,55. Prof. Sì, partita ricca di gol, io sono andato basso con un 1x più over 1,5 che si trova a 1,30, cioè non credo che la stecchi completamente la Roma, ipotizzo comunque molti gol, Chi è? quindi... Ok, passiamo alla partita di domenica sera, Verona-Milan, qui farei partire Reda. La fatta al Verona per il Milan è sempre una partita difficile. Il Milan è partito non bene, bruttissima gara d'Udine, una vittoria stentata col Brescia in casa. Mentre il Verona è sorprendentemente partito molto bene, pareggiando col Bologna e vincendo a Lecce. Per me è una gara che potrebbe finire anche con gol-gol. Buona la quota 1,95, quindi mi gioco gol-gol. Prof. Io vado della stessa giocata che ho fatto per il Milan contro il Brescia, cioè. Squadra, cioè di Mina che fa da 1 a 3 gol, quota 1,25. Un gol credo lo faccia il Milan, non credo che ne faccia 4. Io non credo che ce ne vedremo 4 in totale di gol, credo che ne vedremo meno, quindi sono andato con l'under 3,5, 1,30. Infine ci sarebbe il posticipo del lunedì Torino-Lecce, io l'ho Io direi di inserito. non giocarlo, direi di non metterlo perché questo posticipo del lunedì è troppo in là e non dice neanche niente sta partita Torino-Lecce. Se voi volete giocatela, io mi fermo qui, quindi la mia schedina si ferma con 9 partite questa volta. Quota. La mia schedina questa volta arriva a una quota di 116,11. E la Ma io troverete. giocherò un sistema, come sempre, non giocherò una multipla perché è veramente complicata prenderne 9 risultati in questo modo. Con questa quota alta, quindi giocherò sicuramente un sistema che troverete sia sul canale Telegram del presidente, sia sulla pagina del presidente Bet di Instagram. Perfetto, prof, tu la giochi? Allora, no, nella multipla che posterò nel mio canale non la metto, la multipla arriva a una quota 20 con le indicazioni che ho dato. Poi, come abbiamo già anticipato, nel canale ci sono tante altre varie opzioni per ogni singola partita. Breve parentesi su Torino-Lecce, abbastanza scontata, diciamo, la vittoria del Torino. Un multigol 2-5 secondo me ci sta e si può anche rischiare un trasferta over mezzo, cioè che Lecce riesce a fare un gol. Secondo me può finire 2-1 o 3-1.
Ok, io invece la inserisco questa partita nella mia multipla, verrà una quota 34,06 e ho giocato contro il tuo Lecce, ho giocato Vittoria Torino 1,50. Io vi ringrazio. Ricordiamo prima di chiudere che Certo. parte la Champions, ricordiamo che c'è la Champions questa settimana, è la settimana che si ritorna con le partite di Champions League ed Europa League. Molto bene, io vi invito sempre a seguirci nei canali Telegram se non lo state già facendo. Ringrazio Reda Piv. Ciao, grazie a tutti, aspetto sempre di fare la nostra versione video che prima o poi arriverà, dove finalmente anche la gente da casa, oltre a sentire la nostra voce, ci Sì. vedrà anche in video, non so se è una cosa buona o negativa, comunque potremo farla. Arriverà. Ciao a tutti. Ciao prof. Ciao a tutti e buon weekend. E ciao anche da parte mia, scommettete sempre con la testa. Ciao.